Non c'è una responsabilità solo della Chiesa, ma di tutta la comunità di Boston, gli agenti di polizia, gli avvocati, la politica e persino i giornalisti. Tutti in qualche modo sapevano, ma hanno chiuso gli occhi per non vedere qualcosa di scomodo. Parola di Mark Ruffalo, origine italiana, nato e cricciuto cattolico, è stato anche chierichetto, una carriera da bellone, poi colpito nel 2002 da un tumore al cervello che ne ha bloccato a lungo il lavoro e lo aveva parzialmente paralizzato, ma da cui si è ripreso, tornando al successo come supereroe degli Avengers. Oggi papà di tre bambini è il protagonista di Spotlight, un film che racconta l'indagine di alcuni giornalisti del Boston Globe avviata a partire dal 2001 e che svela una serie di abusi sessuali all'interno della diocesi di Boston. Senza morbosità, la pellicola ha un tono investigativo, un po' sulla scia di tutti gli uomini del presidente, e svela un clima di silenzio inquietante, condiviso non solo da parte della diocesi di Boston, ma anche degli avvocati che sulla pelle delle vittime hanno imbastito transazioni milionarie e persino degli stessi giornalisti, che avevano denunce e informazioni ma non sono riusciti a lungo a mettere insieme i pezzi. Quello che raccontiamo, ci ha detto Mark Ruffalo, permetterà al pubblico di farsi un'idea su quello che è successo, non semplicemente una storia di violenza su bambini, ma un viaggio critico all'interno di fatti realmente accaduti e a lungo negati. E poi aggiunge, a volte si negano cose evidenti, come solo per fare un esempio le responsabilità dell'11 settembre o i cambiamenti climatici in atto nel pianeta. Quello che dobbiamo fare è impedire che siano altri a ragionare per noi e tentare, mettendo insieme i pezzi, di capire come le cose sono andate davvero. Un film che promette di fare discutere, come sta avvenendo già in queste ore a Venezia, su un tema che sta molto a cuore a Papa Francesco, che proprio nelle prossime settimane si recherà in visita apostolica negli Stati Uniti e a Cuba. Non vedo l'ora di vederlo a New York, ci racconta emozionato Mark Ruffalo. Il fatto che siamo stati invitati qui a Venezia è davvero significativo, come pure lo è il fatto che avvenga in questo momento con Papa Francesco, che sulla questione pedofilia ha fatto scelte importanti e decisive. Spero che il Vaticano prenda davvero l'iniziativa di tentare di riparare a quello che è successo, e non mi riferisco a compensazioni monetarie per le vittime, ma anche a tutte le persone che credono nella Chiesa e la cui fede è stata offesa, intaccata, colpita da queste situazioni. Quello che è successo ai bambini è terribile, ma il fatto che questo abbia diminuito la credibilità della Chiesa come istituzione è altrettanto terribile. Bisogna recuperare, curare questi bambini feriti che ora sono adulti, ma anche rassicurare le coscienze di chi crede e continua ad avere fiducia nella Chiesa.